Bene, raccontaci la tua seconda, terza, non mi ricordo più, Seconda, seconda seconda. esperienza. Allora, vabbè, ora sono in una specie di momento estatico, quindi sto molto bene adesso, cioè nel senso ho avuto una specie di cambiamento di stato che l'altra volta non avevo percepito. Infatti all'inizio non è successo niente per non so quanti minuti, poi a un certo punto ho sentito delle scosse un po' sparse così qui dove, nei due emisferi, un po' a destra, un po' a sinistra, poi un dolore qui al naso, in questa parte qui, e poi a un certo punto ho fatto un micro sogno dove c'erano cinque bambini intorno a un tavolo che facevano una specie di festicciola. C'era anche un amico di mio figlio, però mio figlio non c'era, tipo cinque bambini sui 10-11 anni, insomma. E giravano intorno a questo tavolo. Poi mi sono risvegliata perché comunque c'era questa cascata che dà ogni tanto questa impressione di un volume che si alza, no? E ti sveglia improvvisamente, quando poi in realtà è sempre lo stesso E tu volume. che, per esempio, quando fai questi, diciamo, sogni non lo senti più il suono, giusto? Sì, no, Scompare. scompare, Sì. insomma, va. Poi quando ritorna ti sembra che diventi forte, ma in realtà c'è Sì. sempre stato. E poi a un certo punto c'è stato proprio, siccome in queste ultime settimane sono stata molto stressata, molto, diversi eventi, anche un po', devo dire, dalla natura un po' sinistra, mi sono capitati, che mi hanno un po' inquietato, no? E quindi tutta questa specie di inquietudine improvvisamente si è placata. Cioè io sono andata in un altro stato, non lo so, in uno stato più di quiete, meno dipendente da questi pensieri un po' malsani, no? Quindi mi sono come spostata. E quindi ho cominciato a stare più tranquilla, senza tutte queste interferenze, no? E poi però era quasi finita, purtroppo. Infatti sentivo che il volume stava calando. E ho detto no, ti prego, fa che non arrivino i grilli. Invece poi sono arrivati i grilli. No, comunque devo dire ancora più positivo dell'altra volta. L'altra volta l'ho avuto, diciamo, a pre-coup l'effetto positivo perché ho dormito bene la notte. Ora poi vi saprò dire se anche stanotte andrà meglio, però sicuramente ho avuto delle variazioni durante l'esperienza che l'altra volta non avevo avuto. Anzi, devo dire che ho avuto proprio questo cambio di stato, da una sorta di malessere a proprio un momento di benessere e sì, questa dimensione statica un po' così. Mi sembra di essere un po' drogata. Sì, capisco, e se fosse, mi verrebbe da dire, credo che confermerebbero i medici presenti, beh, probabilmente hai indotto una potente produzione di endorfine. Perché il passaggio così da sono inquieta, sono in pace, ti è andata Sì, è bene. fantastico.
È fantastico perché ho anche da un punto di vista fisico sì, sei morbida, sì, suonerei benissimo in questo momento, credo, perché sarei proprio appoggiata. E quindi credo proprio che sì, anche tutto il corpo che ha beneficiato di questa cosa. Grazie. Prego.